In studio Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio. In apertura di questo telegiornale c'è la pagina di cronaca disarticolata dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa, una rete di spacciatori che gestiva il traffico di stupefacenti nella zona alta di Ragusa vicino a un fast food, da qui il nome dell'operazione durante la quale sono stati arrestati 8 soggetti e indagate in tutto 13 persone. Pusher e acquirenti sono tutti giovani, alcuni anche minorenni. Viviana Sammito. Eccoli uscire stamattina dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa. Sono gli 8 arrestati, 13 in tutto gli indagati nell'ambito dell'operazione antidroga fast food portata a termine nel corso della notte con un dispiegamento di uomini e mezzi dell'arma, financo i cinofili e gli elicotteri. Sgominata una rete di pusher che faceva capo a due soggetti in particolar modo: il 22enne Amin Sanyang e il 27enne Giovanni Randazzo. Quest'ultimo faceva la spola tra Ragusa e Catania con in auto anche la moglie e la figlia per tentare di non insospettire le forze dell'ordine. Due gli arresti con la custodia cautelare in carcere, 6 domiciliari e uno con l'obbligo per la presentazione della firma giornaliera, 4 segnalati alla prefettura come assuntori e tra questi anche minorenni. Sono i responsabili dello spaccio della droga nella vicinanza di un fast food nella parte alta di Ragusa, che si avvalevano di consumatori di droga, marijuana e hashish molto giovani per un notevole giro d'affari. Il quartier generale dell'approvvigionamento è Catania. Il modus operandi per eludere i controlli era determinato da due strategie. La prima, la staffetta: far anticipare un veicolo con a bordo le sentinelle che in caso di posto di controllo potevano avvertire l'auto che succedeva per evitare il controllo e la perquisizione. E la seconda è viaggiare con la famiglia. I carabinieri si sono avvalsi delle intercettazioni ambientali, oltre che telefoniche, anche se i pusher erano molto abili ad utilizzare un linguaggio criptato. In più occasioni utilizzavano anche WhatsApp. E chi andava a prendere il carico di droga spesso si faceva prestare l'auto in cambio di favore, anziché andare a noleggiarla, evitando così il rischio di essere tracciati. Arrivata a Ragusa, la droga veniva spacciata a Comiso, Santa Croce e Camerina, Vittoria e Ragusa, tra i più giovani, appunto, vicino al fast food. L'operazione si è conclusa nelle prime ore della mattina con l'arresto a Catania e Bologna di 2 pusher, 4 chili di marijuana sequestrati. La conoscenza del territorio della gente da parte dei militari ha permesso, con gli appostamenti e i pedinamenti, di ricostruire tutta la rete che comunque, come ha specificato il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monico Amonego, che ha coordinato le indagini, non è un'associazione perché non è consolidata con ruoli gerarchici, ma sono soggetti attivi che operano per lo più singolarmente. E l'operazione antidroga fast food è stata coordinata dal sostituto procuratore Monica Monego, che ha spiegato il ruolo dei pusher, molto abili nel tessere contatti per piazzare lo stupefacente, la marijuana molto diffusa dai giovani. Sentiamo le sue dichiarazioni dopo la conferenza stampa. Per quella che è stata la chiara percezione di questa attività investigativa, che si deve, devo dire, alla sensibilità dell'arma e alla presenza dell'arma sul territorio e alla percezione che i carabinieri possono avere di determinati fenomeni, e che tutta questa attività di spaccio fosse poi comunque destinata ad un pubblico molto giovane, diciamo a destinatari di età molto giovane, anche perché, come vi è stato in qualche modo precisato, si è preso spunto da diciamo luoghi di aggregazione per i ragazzi che in gran parte dimostravano e davano l'occasione anche per queste persone di reperire agevolmente consumatori della sostanza. Usavano anche dei mezzi di comunicazione che praticamente erano quasi difficili da intercettare. Allora, questo chiaramente oggi, soprattutto per chi ha più abitudine ad usare strumenti di comunicazione, quando sono i ragazzi, l'indagine diventa più complicata, perché determinate comunicazioni anche con WhatsApp non sono facili da intercettare. Però in questo caso, anche ricorrendo a strumenti anche piuttosto tradizionali, ma l'attività era talmente intensa
che con attività tecniche quali ambientali all'interno delle autovetture e le stesse telefonate e servizi di appostamento e di controllo che i carabinieri hanno effettuato in un lungo periodo temporale, che ha portato anche ad una serie di arresti. Vittoria e Comiso sono località dove siamo arrivate partendo appunto da un luogo di aggregazione del capoluogo dove il target era di assoluto interesse, ragazzi giovani interessati a provare queste sostanze e che hanno attivato l'interesse investigativo della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ragusa, che oggi ha raccolto i suoi frutti. Poi sono stati anche coinvolti i genitori, ma ne erano a corrente di quello che stava succedendo ai loro figli? Sentendo anche gli assuntori, in più di qualche caso si è verificato che fossero stati i minori e in questi casi vengono sempre coinvolti i genitori, è doveroso, e questo ha fatto sì che l'attenzione fosse ancora maggiore proprio per, l'abbiamo detto, il target che ha così ha manifestato un interesse per queste sostanze, ma una minore consapevolezza di cosa queste sostanze siano. Capitano, siete riusciti a disarticolare questa organizzazione che però riusciva anche in qualche modo, tentava di sviare, anche con i mezzi utilizzati per raggiungere il luogo per l'approvvigionamento dello stupefacente. Sì, allora innanzitutto il tentativo di eludere i controlli avveniva sostanzialmente con due metodologie. La prima era quello di utilizzare proprio la famiglia come copertura. Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento dello stupefacente che avveniva da fuori provincia, appunto, si utilizzava il metodo della staffetta, che prevedeva sostanzialmente il mandare avanti un'altra auto a verificare la presenza o meno di pattuglie delle forze dell'ordine sul tragitto di rientro da Ragusa. Come è stato scoperto, diciamo, questo tipo di tentativo di elusione dei controlli? Con la presenza sul territorio, come accennato anche durante la conferenza stampa, una presenza attiva, una presenza attenta dei nostri militari. Un 90enne ha inferto una coltellata alla schiena al figlio 46enne affetto da disturbi mentali perché, a suo dire, non avrebbe preso i farmaci prescritti dal medico, peggiorando il suo ossessivo comportamento. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite nell'abitazione di Aci Castello. L'uomo è stato arrestato. Ha tentato di uccidere il figlio di 46 anni con una coltellata alla schiena. Un 90enne di Aci Castello è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per tentato omicidio. È stata una telefonata al 112 ad allertare i militari che una persona chiedeva aiuto per un'aggressione avvenuta in un'abitazione sul lungomare. Immediato l'intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto proprio al culmine della lite, quando il 90enne aveva appena coltellato alla schiena il figlio affetto da disturbi mentali. Alla base del movente, secondo quanto raccontato dal padre ai militari dell'arma, il figlio non avrebbe preso i farmaci prescrittigli dal medico e di aver così peggiorato il suo ossessivo comportamento. Il figlio, che si trovava in una pozza di sangue, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici gli hanno diagnosticato ferita da punta e taglio in regione renale sinistro, con una prognosi di 30 giorni. Frattanto, i militari hanno interrogato le persone presenti all'interno dell'abitazione al loro arrivo, tutte i parenti della vittima, la madre, la sorella e il cognato, quest'ultimo chiamato in aiuto dalla suocera per cercare di sedare la lite che era già in corso. È così emerso che il 90enne, sfruttando un momento di disattenzione del genero che fungeva da piacere, ha afferrato un coltello da cucina colpendo il figlio e anzi rammaricandosi di non averlo potuto attingere più volte, essendo stato prontamente bloccato dal genero. Il magistrato di turno, pertanto, ha colta la disponibilità della figlia dell'anziano ad accogliere il padre presso la propria abitazione, ne ha disposto gli arresti domiciliari e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. C'è il caso di una persona scomparsa a Ragusa, vedete le immagini alle mie spalle, a diramare la nota alla prefettura di Ragusa. Si tratta dell'allontanamento volontario da una struttura di ricovero di Gianluca Agolino, di 44 anni, altezza 1,70 m, corporatura esile. Al momento della scomparsa il signor Agolino indossava felpa di colore blu scuro con cappuccio, pantalone da tuta
di colore nero ed era privo di giubbotto. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di segnalarlo al numero unico di emergenza, il 112. Cambiamo argomento, solo più contagioso ma stessa intensità di sintomatologia rispetto al ceppo ordinario e quanto succede con la variante inglese, come spiega il professore Bruno Cacopardo dopo i 4 casi individuati all'ospedale Garibaldi di Catania, esclusa in Sicilia la presenza della variante africana. Sono 4 i casi di variante inglese individuati all'ospedale Garibaldi di Catania, ma come ha dichiarato il professore Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dello stesso ospedale Etneo, la situazione è assolutamente sotto controllo grazie alla completa collaborazione di tutti i professionisti dell'azienda. Cacopardo sottolinea che questa variante comporta un lieve impatto epidemiologico e clinico che si traduce in una maggiore contagiosità, ma si mantiene comunque una stessa intensità di sintomatologia. Si tratta di casi che sono stati identificati tempestivamente, riconosciuti, tamponati e sugli estratti molecolari sottoposti a sequenziamento genetico attraverso metodiche che sono state elaborate e condotte a compimento nei laboratori di riferimento della regione e che hanno consentito l'identificazione delle varianti in questione. Varianti le quali, come è noto, comportano sì un incremento della contagiosità in sé, che risulta sia pur non moltissimo, ma aumentata rispetto al cosiddetto ceppo wild type, cioè il ceppo ordinario, ma che da un punto di vista sintomatologico non comportano importanti differenze cliniche. I pazienti in questione sono stati tutti e 4 ricoverati presso le strutture di biocontenimento dell'unità operativa di malattie infettive all'interno dello stesso nosocomio e vengono gestiti in ragione dei più classici e più diffuse procedure di contenimento e le misure di prevenzione della diffusione dell'infezione. Questo non deve suscitare nessun allarme, nessuna preoccupazione, perché il focolaio è assolutamente ben gestito. Non dobbiamo dimenticare che nel frattempo sono state avviate presso l'azienda sanitaria provinciale i controlli sul territorio, il contact tracing, e questo porterà all'identificazione e alla delimitazione di eventuali focolai che fossero presenti anche sul territorio, ma che probabilmente, grazie alla tempestività delle manovre condotte, non lo saranno. Non dobbiamo dimenticare la campagna vaccinale, che sta proseguendo nei termini di un'adeguata copertura e con un ritmo che va man mano incrementando e che non deve fare abbassare la guardia sulle misure e sulle procedure di contenimento ordinarie, che sono le solite. Intanto è stata esclusa la possibile presenza della variante africana in Sicilia. Un non paziente era giunto dall'Africa positivo al SARS-CoV-2 ed è per questo che era iniziata una serie di analisi per verificare se era presente o meno tale variante. Ma come ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, grazie al lavoro degli esperti del laboratorio regionale di riferimento e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che hanno ultimato dopo alcuni giorni i procedimenti di sequenziamento sulla ricerca del gene S sui campioni prelevati da questo paziente affetto da infezione, si è potuta escludere la presenza della variante. La Sicilia da oggi è in zona gialla, adesso occorre mantenere la curva dei contagi con il trend in discesa ed è per questo che il governo regionale invita al rispetto delle regole e garantisce controlli costanti a chi fa ingresso nella nostra regione. La Sicilia da oggi è zona gialla, qualche libertà in più ma tutto sempre all'insegna della responsabilità e dei controlli, come tra l'altro ribadito dal governo regionale, che evidenzia come verranno mantenuti operativi anche in zona gialla tutti i punti di controllo ai drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia, così come previsto nell'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, ordinanza valida fino al prossimo 28 febbraio. Dunque controlli nei porti e negli aeroporti, anche chi arriva attraverso il traghetto a Messina
Catena dovrà sottoporsi al tampone. Ovviamente chi ha fatto il tampone nelle 48 ore precedenti non dovrà sottoporsi al tampone nei drive-in. Qualora invece non si sia potuto fare questo esame, si potrà appunto usufruire di uno dei drive-in oppure andare in un laboratorio privato autorizzato che dovrà comunicare al Dipartimento Prevenzione dell'ASP competente l'avvenuta effettuazione del tampone. Chi non segue nessuna di queste indicazioni per il tampone avrà l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, con l'obbligo di comunicarlo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all'ASP. In questi mesi, ricorda l'assessore Razza, proprio attraverso le azioni intraprese negli aeroporti e nei principali porti della Sicilia, siamo riusciti a garantire un ulteriore livello di protezione. Questa misura risulta fondamentale anche per fare fronte alla diffusione della cosiddetta variante inglese sul nostro territorio. È chiaro che i comportamenti individuali rappresentano il mezzo principale di contrasto al contagio. Per questo faccio mio l'appello degli esperti che invitano ciascuno di noi a osservare quelle regole fondamentali, ormai note a tutti, per il mantenimento del trend di discesa della curva epidemiologica. Con la zona gialla riaprono bar e ristoranti, una boccata d'ossigeno per un settore in crisi. Da oggi la Sicilia è tornata in zona gialla e tra le novità della zona gialla c'è sicuramente la riapertura dei ristoranti e dei bar. Abbiamo fatto proprio un viaggio all'interno di un ristorante che stamattina si è dovuto riorganizzare, un ristorante che prima faceva 80 coperti e oggi ne fa 50, ma comunque un modo per ripartire. Assolutamente sì, anzi non vedevamo l'ora per poterlo fare. Per fortuna da oggi siamo nuovamente operativi, l'unica cosa che ci auguriamo è che il Ministro Speranza non decida di farci richiudere un lockdown così come si sta sempre più spesso parlando in questi giorni. Il cliente vi dà fiducia perché comunque prenota? Il cliente ci dà fiducia anche perché sanno perfettamente che all'interno della nostra attività misuriamo la febbre all'inizio, garantiamo il distanziamento di un metro tra un tavolo e l'altro, garantiamo assolutamente la sanificazione, abbiamo in più posti messi i liquidi sanificanti, per cui c'è grande garanzia da parte nostra nei confronti del cliente, per cui sono assolutamente convinto, come lo siamo tantissimi convinti, che non è certo il luogo, il ristorante dove si può infettare, piuttosto sono tanti altri le problematiche, probabilmente l'esplosione dell'infezione si deve ricercare all'interno dei mezzi pubblici che continuano a viaggiare a ritmo completo. Poi voglio dire, perché i ristoratori penalizzati, visto che riusciamo a mantenere le distanze, sicuramente noi lo possiamo garantire, mentre tante altre attività non lo possono fare. Si ritorna a servire al banco, la gente è più felice? Sì, già aspettavamo da tempo sia noi che il nostro pubblico di riniziare pian pianino a cercare di tornare alla normalità e ad avere anche un po' di serenità mentale, visto che siamo un pochettino tutti stanchi di questa situazione che si prolunga già ora da un bel po' di tempo. Speriamo che la gente magari si capisca e si comporti nei modi giusti e possiamo riprendere a lavorare tutti quanti in serenità. La gente le rispetta le regole? Magari forse si dovrebbe attenzionare un attimino le zone di periferia, però per il centro siamo, diciamo, attenti tutti quanti. Si ritorna alla libertà, alla normalità. Niente seconda dose per i non aventi diritto al vaccino, il TAR ha dato parere negativo. Passa la linea del presidente della regione Nello Musumeci e coloro i quali non rientrano nel target di prima fase non avranno la seconda inoculazione del vaccino. La decisione del TAR conferma la linea assunta dalla regione siciliana che aveva scelto di non somministrare la seconda dose a coloro i quali sono stati ribattezzati i furbetti del vaccino e che si erano sottoposti a vaccinazione nella prima decade di gennaio. Un centinaio di persone, tra questi anche parenti e amici di dirigenti dell'ASP, su cui adesso pendono provvedimenti disciplinari importanti. Sono 6 i dirigenti che adesso andranno in commissione disciplinare e tra questi 2 sono stati sospesi. Uno scandalo che non ha colpito solo la provincia di Ragusa con epicentro Scicli. Il provvedimento cautelare è stato emesso in forma monocratica dal presidente della 4ª sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. L'udienza collegiale si terrà l'11 marzo prossimo. Il giudice sottolinea che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose pur non avendone diritto.
Inoltre, ritiene il giudice amministrativo, riporta Lanza, non c'è alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco pubblicate sul sito dell'EMA, addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse. Nel bilanciamento del contrapposto interesse osserva sempre il TAR, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, conclude il giudice amministrativo, l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti va respinta. Sarà pubblicato oggi sul sito web istituzionale dell'IRFIS l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese dell'isola operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa colpite economicamente dalla crisi provocata dal Covid-19. Il finanziamento di 10 milioni di euro, risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che sono state appositamente riprogrammate dalla Giunta regionale. Le richieste potranno essere inoltrate fino al 15 marzo e il contributo verrà erogato a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità nel rispetto delle condizioni previste dall'avviso. Essenziale il mantenimento dei livelli occupazionali del personale giornalistico delle imprese per almeno 12 mesi dalla liquidazione del contributo, pena la revoca dell'agevolazione. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Salvatore Poidomani si è dimesso da consigliere comunale a Modica. L'ufficialità nella tarda mattinata di oggi. Come anticipato diverse settimane fa, il consigliere d'opposizione a Modica Salvatore Poidomani ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha fatto questa mattina. Alla base della scelta la mancanza di prospettiva politica, aveva detto. Poidomani, rassegnando le dimissioni, ha di fatto messo fine alla propria esperienza politica a Modica, che avrebbe dovuto rilanciare però al 2038 e che invece in 3 anni ha fatto maturare nell'avvocato modicano la consapevolezza che era meglio finirla. Le voci ufficiose circolavano da settimane, nonostante le smentite e nonostante i rilanci di appartenenza anche al Partito Democratico. Poidomani oggi sminuisce tutto, dicendo che con lui il PD non c'entra e che la sua posizione, la sua esperienza politica con il Consiglio Comunale di Modica finisce oggi. Il consigliere, che sedeva a Palazzo San Domenico in quanto primo dei non eletti tra i candidati a sindaco, avrebbe dovuto avere il ruolo di garante per la collettività che, circa il 30% degli elettori, gli aveva dato fiducia e gli aveva dato mandato di monitorare il lavoro del sindaco uscente, poi riconfermato, Ignazio Abate. Poidomani non aveva nascosto l'amarezza per non aver visto sbocciare le sue denunce, molte delle quali alla procura di Ragusa, su presunte irregolarità negli atti prodotti dalla maggioranza e dall'amministrazione. Alla base della decisione anche l'inerzia dell'attuale consiglio comunale, aveva detto Poidomani. Oggi la lettera al suo presidente Carmela Mignoto, in cui comunica la scelta. E vi ricordo che Salvatore Poidomani sarà tra gli ospiti dell'edizione di MTG delle 16.30. Ex frontman di Arjack, Alessio Bernabei, da qualche anno ha intrapreso la carriera da solista. In questi giorni è uscito il nuovo singolo Everest, un lavoro importante che lo stesso Bernabei racconta ai microfoni di MTG. Niente da dire, guardi dall'altra parte. Everest è nata a giugno, quando l'estate era alle porte, ma dentro di me era ancora pieno inverno. Con queste parole Alessio Bernabei, ex frontman di Arjack e da qualche anno cantante solista, racconta il suo ultimo lavoro, appunto Everest, questo singolo che già da qualche settimana possiamo ascoltare in tutte le radio e in tutte le piattaforme digitali. Una scommessa, ma soprattutto una metafora, perché la vita è una continua scalata. E Alessio lo sa bene, perché ha vissuto anche momenti bui, ma adesso riesce a intravedere la meta. Una meta che però si raggiunge solo se si vive un bel viaggio, così come ci racconta lo stesso Alessio. Lo abbiamo incontrato e ha fatto un'analisi insieme a noi di questo periodo. Everest è un po' una metafora anche per la vita. Al di là di pandemie, lockdown, eccetera, credo che tutta la vita sia una scalata verso un qualcosa. Molte volte il problema però è che mi sono accorto che
Nella mia esperienza non riuscivo a godermi il viaggio, cioè secondo me la vita sta tra la distanza, nella distanza tra la partenza e la meta. Io molte volte questo viaggio non me lo godevo, pensavo magari solo alla meta, ma in realtà forse la vita è proprio quello, è tutto il percorso che ti porta verso un obiettivo. Qual è il viaggio, rimanendo in metafora, più bello che hai compiuto? All'inizio con la band, poi nei panni di un cantante solista, sono riuscito a lavorare con la mia passione più grande, che è la musica. Quindi io considero questo viaggio proprio il mio lavoro nella musica, che è da, ecco, adesso sono 7 anni ormai. Tu partecipi ad Amici, l'edizione 2013-2014, arrivate secondi, questa formazione di Airjack, poi arriva l'addio, come capita a moltissimi gruppi, si prendono strade separate. Cosa succede nel frattempo ad Alessio? Il periodo di distacco dalla band è stato molto difficile, perché è stato un periodo buio, non sapevo a cosa stavo andando incontro, quindi c'era la paura di fallire, la paura di non farcela, perché comunque il brand di Airjack era diventato molto forte e quindi ero un po' insicuro su come sarebbe andata. Però poi è stata la musica a farmi da compagna e ha risolto tutte le paure più grandi. Tu hai dichiarato che una compagna importante d'avventura è stata sicuramente Maria De Filippi. Beh, più che compagna è stata l'artefice, la mamma di tutto. Cioè è stata proprio la persona che per prima ha creduto in me e che insomma ha permesso di ampliare tutto quello che avevo dentro al grande pubblico. Quindi io dovrò ringraziare sempre Maria, perché è anche per lei che sono qua ora a parlare con voi. In questi anni in cui sei rimasto fermo, cosa è successo nella tua vita? Ho fatto un lavoro molto su me stesso. Il successo, molte volte la popolarità ti confonde un po' le idee, non capisci chi sei veramente. Ero in continua lotta con me stesso, con l'Alessio che andava sul palco. Era l'Alessio che andava sul palco contro l'Alessio quello vero, che è a casa poi e che ha paura, che è fragile. Quindi ho dovuto un attimo capire chi ero e capire quello che volevo fare. E adesso fortunatamente ho ripreso ad avere fame di musica, avere voglia di mettermi in gioco e di scrivere e di mettere tutte le emozioni dentro quella che è la mia arte. C'è una frase del tuo singolo Everest: io ci sarò e avrò cura di te, quando odierai il mondo e non ti sentirai giusta. È una promessa molto importante, cioè sono parole che pesano, parole di una certa importanza. Ho voluto dedicare insomma questa frase a tutte le persone care che ci sono state sempre, ma anche a quelle che mi seguono da questi anni, e adesso riguardando Everest me la voglio dedicare anch'io, perché io ci sarò ed avrò cura di me anche. Quindi ho capito che devo prendermi cura di me e amare me stesso prima di poter amare qualcun altro. Scaleresti l'Everest? Oddio, non lo so, non riesco a scalare nemmeno la collina vicino a casa mia. In senso metaforico ci voglio provare, arrivare a una cima altissima. Quelli sono i sogni che parlano, ovviamente. Fondamentalmente io mi voglio ritrovare un giorno che più a scalare montagne vorrei essere felice. Vedere, ci saranno tante rughe a dirtelo che lo facevi spesso. Sono 16 in tutto le telecamere di videosorveglianza, di cui 3 GoPro, che vigileranno il territorio di Scicli per arginare il fenomeno delle discariche abusive. Ad annunciarlo l'assessore all'ecologia Bruno Mirabella. Le 3 telecamere mobili, ha dichiarato Mirabella, hanno permesso in questi giorni di elevare circa 9 sanzioni nei confronti di chi ha abbandonato rifiuti speciali in strada. Le telecamere fisse saranno installate nei punti più sensibili e presidieranno le mini isole ecologiche. Contiamo entro sabato di ripulire tutte le discariche abusive del territorio sciclitano. Da lunedì, prosegue Mirabella, partirà il porta a porta su tutta la città di Scicli, comprese le zone rurali. Si stanno già distribuendo i mastelli. E con questa notizia è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito. Il TG termina qui. Prossima edizione alle 16:30. Buon pomeriggio.